Allora, siamo qua con i colleghi. Ci siamo? Tu ci sei? Vai. Posso? Perfetto. Partiamo, vai. Inizio Lucarelli. Allora, questo era un vero e proprio banco di prova. Quale giudizio possiamo dare alla fine? Diciamo che il secondo tempo scoppiettante dall'una e dall'altra parte. Sì, diciamo che abbiamo fatto delle buone cose, ne abbiamo fatte altre meno buone. E alla fine vecchi pregi e vecchi difetti. E quindi, come abbiamo parlato a fine partita con lo staff, diciamo la sensazione è che dobbiamo lavorare ancora tanto per arrivare a quello che stiamo chiedendo. Poi ovviamente la squadra, quando ha la palla, è la squadra che crea tanto, perché comunque oggi abbiamo, è vero che abbiamo perso, ma tutte le occasioni, quelle vere, le abbiamo avute noi. Prendiamo 3 gol su 2 piazzati e una palla persa banalmente, e diciamo che sicuramente dobbiamo lavorare tanto. Ben vengano queste partite che, diciamo, ci fanno capire dove continuare a lavorare e dove cercare di migliorare. Però l'amalgama mi sembra a buon punto, cioè il fatto di aver comunque tenuto il gruppo dello scorso anno, il fatto che i giocatori si conoscono bene, il fatto che comunque certi meccanismi, è vero che siamo solo al 30 di luglio, no, perché sorride, non ho capito. No, io oggi hanno giocato 11 che c'erano anche l'anno scorso, quindi manca, ma perché si conoscono. Pensavo fosse ironico, insomma. No, di fatto, comunque conoscersi è un fattore aggiunto. Cioè, non toglie, chiaramente mancherà qualcosa, insomma. Vabbè, questo voi sapete che non sono il preposto a parlare di mercato, quindi io posso solo lavorare sul campo. Ovviamente il fatto che ci conosciamo è un vantaggio sotto certi punti di vista, e quindi va sfruttato, anche se poi, diciamo, si incontra squadre di Serie B con un passo diverso dal nostro, perché abbiamo incontrato una squadra molto veloce che, diciamo, ci ha permesso qualcosa quando hanno rifiatato, quando si sono abbassati i ritmi. La Ternana molto bene, perché noi siamo bravi palleggiatori ma corriamo piano. Quando invece i ritmi erano alti, ovviamente siamo andati un po' in difficoltà, però questo fa parte della struttura fisica della squadra, e questo va messo in preventivo, che quando incontreremo squadre veloci soffriremo tanto. Senti, lo scorso anno Bologna in Coppa Italia facemmo 5 gol e tu dicesti forse è un male una partenza così, perché non ci fa capire i nostri limiti, no? Oggi invece partiamo con una sconfitta, allora evidentemente c'è non soltanto da lavorare, ma mettere mano un po' anche alla squadra. Io so che tu non vuoi parlare di mercato, però la domanda te la devo fare. Il direttore sportivo ha detto ieri 90-95% la squadra è fatta, la ritieni una percentuale giusta oppure pensi che ci sia ancora da lavorare? Non ero bravo in matematica, quindi preferisco non rispondere. Per quanto riguarda il reparto difensivo, no? Perché pregi e difetti, forse uno dei difetti è quello, però per 70-75 minuti, finché forse la condizione ha retto, non ha rischiato poi tanto. No, ho detto le occasioni, quelle più nitide le abbiamo fatte noi, cioè noi abbiamo avuto almeno 7 occasioni clamorose, però ovviamente ci sono delle cose che vanno migliorate, perché ogni volta che siamo stati bravi, ogni volta che abbiamo preso gol, che l'abbiamo rifatto subito, ma poi l'abbiamo ripreso subito, e quindi sicuramente dal punto di vista mentale ci sono delle cose da migliorare. È inutile stare qui, come c'è bisogno del contributo di tutti nella fase difensiva. Se ogni volta che perdiamo palla ci sono 4-5 giocatori che rientrano camminando, è un problema. Possiamo dire però che abbiamo provato a rivedere, abbiamo rivisto anche qualche concetto di gioco che in Serie C ormai eravamo abituati: la regressione alta, la riconquista del pallone sulla tre quarti, anche una maggiore sfrontatezza che l'anno scorso naturalmente abbiamo dovuto, diciamo, dosare, perché insomma abbiamo dovuto un po' conoscere questo campionato di Serie B. C'è questa sensazione di, diciamo, asticella leggermente alzata? Noi stiamo lavorando tanto sul campo, abbiamo cambiato tanti concetti, qualcuno lo abbiamo ritirato fuori e
abbiamo anche coniato un nuovo termine, quest'anno saremo un trattore, perché il trattore, carro armato al trattore, sì, carro armato lo mandiamo in pensione, perché ovviamente lo cediamo ai Ternani, alla Marcord dell'annata che fu. Ora siamo, diciamo, un trattore umile che deve cercare. Il trattore va da tutte le parti, va sul ghiaccio, va sulla sabbia, va sul terreno, va sull'erba, va sulla pioggia, va da tutte le parti, quindi con grande umiltà va ovunque, e quindi noi dobbiamo cercare, oltretutto l'ha coniato il nostro mental coach, quindi bisogna ascoltarlo, bisogna dargli peso. Il trattore è comunque una macchina che non si ferma mai davanti a nessun ostacolo, e quindi noi con grande umiltà dobbiamo partire da quello. Senti, come mai oggi hai tenuto l'attacco praticamente per tutta la partita, cioè Donnarumma, Pettinari? Non hai proposto magari, non so, Spalluto piuttosto che Rovaglia, di cui parlassi bene a Cascia? Perché, come ho risposto a un vostro collega l'altro giorno, non è che noi facciamo le due amichevoli a caso. Le facciamo perché vogliamo dare 90 minuti a tutti. E quindi ieri ci sono dei giocatori che hanno fatto 90 minuti e oggi volevo che ci fossero altri giocatori che facessero 90 minuti. Quindi semplice, solamente una questione di cercare di dare un ampio minutaggio a tutti per provare ad arrivare quest'anno alla prima giornata di campionato un po' più avanti rispetto all'anno scorso. Percentualmente come condizione fisica, anche percentuali, no, come condizione fisica, nel senso, siamo a buon punto oppure c'è ancora parecchio da lavorare, in considerazione anche che ne so, ieri questa squadra che ha giocato oggi, mentre l'altra giocava, lavorava nel campo sussidiario. Sì, però diciamo, noi quest'anno abbiamo un po' anche rallentato, abbiamo diminuito un po' i volumi, quindi in teoria diciamo ci aspettiamo una partenza un po' meno lenta, diciamo, rispetto all'anno scorso, quindi questo dovrebbe aver favorito i giocatori, però è ovvio il caldo magari per le squadre come la nostra non aiuta. Oggi loro erano, ho detto prima, una questione, certo, anche anagrafica, più leggera, più di gamba, più giovane, hanno fatto sicuramente meno fatica di noi, e ripeto, si è visto una grande Ternana, però l'abbiamo vista nei momenti in cui calavano un po' i ritmi che loro rifiatavano, e questo va tenuto in considerazione. Però detto questo, siccome, ripeto, abbiamo proposto tantissimo, abbiamo preso un palo, siamo arrivati 3-4 volte a tu per tu col portiere, insomma, quindi di buono sicuramente c'è, continua a essere la nostra fase offensiva, e lì dobbiamo ovviamente conservare quello di buono che abbiamo, però vanno migliorate altre, bisogna lavorare su altre situazioni, anche se, ripeto, non è che oggi c'è stata una supremazia schiacciante del Frosinone, due piazzati e un contropiede, e poi diciamo il corpo della partita è stato sempre il pallino, è sempre stato in mano a noi. Grazie. Saranno altre amichevoli prima del desordio in Coppa Italia, solo questo, scusa. Sì, penso di sì, stiamo provvedendo a cercare una partita per venerdì e vediamo un attimo se riusciamo. Grazie. A voi. Grazie mister. Grazie al mister Lucarelli. Allora, in minuti che parti più andremo velocissimo. Beh, per forza. Per forza. Tre minuti è proprio. Sbrigati, entro nei tre minuti. Il trattore lo guida Antonio Partipilo, no? Il trattore in che posizione? Il trattore lo guida il mister, poi noi ci mettiamo a disposizione. Guida la barca, però devi cambiare mezzo, diciamo, di trasporto. No, a parte gli scherzi, comunque quest'anno dobbiamo essere un trattore, perché comunque, come dice anche il mister, dobbiamo adeguarci a tutto, su tutti i campi, e quindi dobbiamo cercare continuità e ogni domenica di fare il risultato, perché è importante. Senti, hai ricominciato come avevi terminato la stagione, no? Anche oggi un gran bel gol, un sinistro che non ha perdonato Turati. Mi pare di poter dire che la posizione che tieni adesso da sottopunta non è che ti crea grandi problemi rispetto anche al
primo 4-2-3-1, anche insomma soluzioni diverse, no? Ti trovi bene anche così? No, perché comunque il mister lì davanti ci dice posizionatevi un po' dove volete, dove vi sentite a vostro agio, quindi io a volte resto dentro, a volte mi apro, quindi diciamo faccio un po' come voglio, certo, quindi per quello sì, mi trovo bene. Poi... oltre al gol è una bella apertura per Martella. Diciamo se a volte no, a volte mi incaponisco, no, vanno a cercare sempre la giocata, però e a volte invece mi escono cose più facili che mandano i miei compagni in porta. Anche una bella punizione, ha sfiorato l'incrocio, sbaglio? Però ho sbagliato. No, passa sola, perché poi ha sottolineato un aspetto Lucarelli, no? Che alla fase difensiva bisogna partecipare tutti quanti. Tu vuol dire l'hai fatto, perché mi sembra 4-5 occasioni al limite dell'area di rigore sei intervenuto con successo sugli avversari. No, certo, un perché po' il tuo modo anche di giocare. Sì, io poi comunque sono uno generoso che dà tutto e comunque dicevo gli attaccanti dobbiamo essere i primi a partecipare alla fase difensiva, perché se gli attaccanti partecipano il centrocampo e la difesa è più coperti, quindi abbiamo meno possibilità di prendere gol e quindi è un lavoro di squadra, non c'entra solo la difesa o il centrocampo e tutti dobbiamo fare la fase difensiva e su quello dobbiamo lavorare bene. Anche perché oggi si vedeva qualche volta che eravate tre sopra la linea della palla, no? È successo diverse volte che rimanevi tu magari Donnarumma a pettinare sopra la linea della palla, però è un po' anche una costante di squadra questa, no? Ci dà anche la possibilità di ripartire con una transizione veloce, già siete praticamente in zona palla, no? Vabbè sì, a parte vabbè, ora siamo ancora in fase di rodaggio, no? Ci stiamo mettendo a posto a livello fisico, quindi se si vede una corsa in meno in più è perché non è perché uno non vuole farla, è perché comunque dopo che ha fatto un allungo, uno scatto, è almeno il tempo di rifiata. Però allo stesso tempo può essere che se recuperiamo palla lì a centrocampo, davanti siamo 3-3. Sì, Ivano, comunque siamo a. No, è una considerazione. No, certo. Non è una critica, assolutamente. È vero, mi si dice abbiamo abbassato i carichi, però comunque lavoriamo tanto, quindi ci sta. L'importante è la cosa che io dico, sono felice che adesso sono così, perché vuol dire che poi dopo sto bene, riesco a spingere di più, anzi oggi avendo fatto già 90 minuti già mi sento le gambe piene, questo è già importante. Va bene, grazie Anthony Martipilo. Grazie Anthony.